bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. E lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e quattro figli. E era un uomo bravo. E in cielo, papà? Non era credente, ma ha fatto battezzare i figli. Aveva il cuore buono. E lui ha il dubbio che il papà, per non essere credente, non potesse andare in cielo. Chi dice chi va in cielo è Dio. Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Com'è? Cosa vi sembra a voi? Un cuore di papà. Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà, che non credente, è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà.